dell'illustre famiglia. Martino de Hinoisa, trapassato nel 1213, santo, membro dell'illustre famiglia castigliana degli Hinoisa, si fece cistercense e divenne il primo abate dell'abbazia di Huerta, fondata da lui nel 1164. Divenne vescovo di Sigüenza, ma nel 1192 rinunciò alla carica per tornare a vivere da monaco. Perché? Commento: perché quando la vocazione è forte, l'individuo soffre se è costretto a rimanere tra spirito e materia, e torna allo spirito perché la sua natura non comprende altro.